in una nuova 24 ore. Questa per me penso che tutte le 24 ore sono belle, ma penso che questa sia una delle più belle, proprio perché è fatta proprio con un cuore immenso. E mamma mia, raga, oggi faremo una 24 ore tutti i piatti tipici, proprio Christmas Edition, quindi edizione natalizia, facciamo prima a dire così, in edizione natalizia. Ho cercato di raggruppare in questo video un po' tutte le tradizioni napoletane, iniziando dalla vigilia, da Natale e da Santo Stefano. Non ho voluto fare solo Natale perché, anzi, penso che Natale sia una delle più, almeno da me, vi parlo perché ogni parte di Napoli ha la propria tradizione, ogni famiglia ha le sue tradizioni. Quindi io non ho voluto fare solo il 25 perché nel 25 si mangiava ma non tanto e quindi ho deciso di raggruppare proprio tutte le feste, quindi inizio dal 24 che è la vigilia, Natale e Santo Stefano e nei vari pasti poi vi dirò. Ho voluto iniziare questa challenge con i miei amatissimi struffoli. Prima di tutto vi chiedo di lasciare un like per supportarmi, ma specialmente per tutto l'amore che ci ha messo mamma in ogni piatto che vedrete, perché ovviamente ha cucinato mamma, quindi l'ho tenuta impegnata, ho tenuto impegnato anche lei per questa challenge, quindi raga vi chiedo di lasciare un like. E niente, io ovviamente nel corso dei pasti vi spiegherò un po' di cose, vi dirò cosa non ho voluto inserire perché ci sono due o tre cose che non ho voluto inserire proprio anche per il mio gusto personale, perché sapete che voglio fare una challenge in base alle tradizioni, ma voglio mangiare comunque i piatti che mi piacciono. E infatti oggi proverò insieme a voi una delle cose che non ho mai voluto assaggiare. E beh, bello proprio questo, è bello di questi video, anche provare cose che uno dice sempre no, non mi piace, ma ne ho assaggiato? No. E quindi ho detto, quella la voglio provare e poi vi dirò. E io vi dico già che adoro tutte le feste, ma proprio per quanto riguarda il cibo. Tra tutte le feste che ci sono a dicembre, io preferisco il 31 che sarebbe Capodanno e il primo dell'anno. Ecco, io preferisco questo, che poi chi chiama il primo Capodanno e chi chiama il 31 la vigilia di fanno un macello, vabbè, comunque per me è così, io Capodanno e il primo dell'anno. Ecco, là sono proprio giornate in cui non c'è una fine e io là mi mangio di tutto anche a tavola. Quindi io direi latte e caffè sempre qui con me e gli struffoli. L'unica cosa che non ha fatto mamma in questo video, che non ha fatto lei, sono gli struffoli. Ovviamente tutte le cose dolci che vedete non le ha fatte lei, sono gli struffoli. Di solito li facciamo sempre ogni anno, solo che visto che oggi era il 9 dicembre e gli struffoli si fanno e si devono anche mangiare. E il giorno noi li facciamo il giorno prima per il giorno dopo e nei giorni seguenti, e quindi abbiamo deciso di non farli, li abbiamo comprati ieri, mamma me ne ha fatto assaggiare uno a crudo perché ovviamente poi il miele e i corallini li abbiamo messi noi, abbiamo comprato le bustine già pronte, però noi più là li faremo noi, poi non so se farò qualche vlog, vi farò vedere, però li faremo noi come ogni anno, non si perdono mai le tradizioni, quindi struffolini alla mano, mamma mia, cioè raga io li amo. Mamma di solito li fa fritti, questi si vedono che sono stati fatti al forno. Ma non è Natale, non so feste senza struffoli. Quest'anno non si sa come saranno le feste, ma vabbè. L'importante è che si stia bene. Questa è anche una challenge molto di qualità, oltre che bontà. Ovviamente non sono riuscita a fare tutti i piatti tipici, infatti ho fatto proprio una cernita, raga, perché dovete comunque considerare che è una 24 ore. Però ho scelto piatti che specchiassero appieno la nostra tradizione napoletana. Perché raga, se volevo fare tutto ci voleva una 48 ore, non una 24 ore. E anche da considerare che è una cosa che tu rompi un'intera giornata per tante persone a fare tante cose, è una cosa che comunque fai tante di quelle cose e comunque se devono mangiare solo 5 persone c'è anche da valutare questo, quindi se mi voglio anche tra virgolette un po' giustificare
che se non vedrete tutto, tutto quel bel di Dio è anche per questo, perché raga, è impossibile veramente. Compri bello e fatto tutto, allora ok. Però una cosa che devi fare tu, raga, ci vuole veramente tanto, tanto tempo. Però tranquilli, che mangeremo. Ci faremo un sacco di quelle risate, perché poi vi spiegherò varie cose, cioè veramente sarà un bel video. Mi sto cercando tutto. Ma allora raga, mi sta venendo un'idea per i video dell'anno prossimo. L'anno prossimo lo farò. Ma allora, mamma mia raga, che idea una mi è venuta in questo momento. Ok, raga, l'anno prossimo sarà un altro bellissimo mese di dicembre. Io che penso già. No, l'anno prossimo raga. Ma per come ci arriviamo l'anno prossimo, ma vabbè. Ultimi struffolini. Io adesso finisco di bere il mio latte e caffè. Noi ci vediamo direttamente dopo, che ho preparato per raga, con un mega pranzo. Preparatevi. Eccoci qua con il pranzo. Allora, iniziamo ovviamente da un antipasto. Noi di solito l'antipasto così io non lo mangiamo alla vigilia, ma o il 25 o il 26. Di solito più il 26, anche il 25 facciamo qualcosa del genere, però il 26 lo facciamo sempre a Santo Stefano, un po' più abbondante. Io ho voluto, ho fatto solo questo come antipasto, perché altrimenti ci sta ovviamente pure il tortano, o casatiel, la pizza scarola, la pizza e broccoli e salsiccia, però raga, tutte queste altre cose non le ho voluto fare, mi sono concentrata di più sui primi, sugli antipasti, perché raga, come un po' il discorso che vi facevo stamattina, ma ho avuto una bella idea mentre facevo colazione, quindi tranquilli che l'anno prossimo, ma poi anche nel corso del 24, il 25, il 26 che usciranno, che farò sicuramente un vlog unico eccetera, vi farò vedere un po' anche come l'anno scorso. Quindi allora io inizierei da questo antipasto, poi dopo vi spiegherò le cose. Allora, ho voluto fare una bruschetta con i pomodori o le sale, ovviamente ci sta, poi salame Napoli, che ovviamente è di nostra produzione, quindi produzione della mia famiglia. Chi lo sa, già sa già che abbiamo un'azienda, eccetera. Quindi proprio artigianale, fatto proprio come si deve. Ovviamente mozzarella di bufala. Io spero che caccia il latte, perché stamattina che stava una tempesta micidiale, siamo andati al caseificio, quindi speriamo bene, ma ho grandi aspettative. E poi prosciutto crudo. Io direi di iniziare subito dalla mozzarella. Ok raga, direi test latte super promosso, mamma mia, è proprio collosa, come piace a me, callosa, callosa. Mamma mia, mamma mia, prosciutto crudo e cavolo di caffè. La mozzarella e bufala, quando vi sommerge salumi e tutto con il latte, è buona. Mamma mia, che bontà, mamma. Di solito sono sempre io che faccio da testa a casa quando fanno comunque qualcosa anche di nuovo, dico buono, no ci stanno poche pepe, no ci stanno poche sale. Adoro, mamma mia che buono, con zuppa di latte, no. La bruschetta, mamma mia, adoro. Luna, ci mangiamo il primo e poi ci mangiamo il secondo, quindi noi
noi ci vediamo direttamente tra poco con il primo. Eccoci qua con il primo. Ho deciso di far fare a mamma la pasta al forno. Praticamente dobbiamo fare le fettuccine, di solito qualsiasi tipo di pasta al forno, di solito si fanno le fettuccine oppure un altro tipo di pasta che adesso mi sfugge, solo che mamma ha voluto usare le pappardelle. Ho fatto delle polpettine, il sugo, pezzi di carne al suo interno e ma ho detto tutto. E polpettine che ha fatto lei. Praticamente ve lo dico mo, noi di solito abbiamo un'usanza che di solito c'è chi la mangia anche a Natale. Però noi la mangiamo principalmente a Santo Stefano, ci piace fare un bel antipasto abbondante, da come vi ho detto prima, e poi fare la minestra maritata, che è un piatto tipico proprio napoletano. Io non l'ho fatta perché raga, a me non piace. C'è chi piace, a me sinceramente non piace per niente. Vi spiego un po' che cos'è. Chi è di Napoli lo so, poi ovviamente ogni parte di Napoli la fa a modo suo, però di solito quella tradizionale ovviamente sale, pepe, parmigiano, sia scaglie che scorze di parmigiano, ci sono vari tipi di verdure, la verza, la scarola, il cavolo nero, la cicoria, veramente ci mettono tanti tipi di verdure al suo interno e poi ci sono i pezzi di carne. Si usa la salsiccia piccante, mi sta venendo il termine napoletano però lo dico così io, perché molte poi dicono è crepe. Poi ovviamente la gallina, si usa anche il opere work, il piede di porco sto vedendo, però opere work suona di più. Tutte queste cose qua che a me ragazzi sinceramente non piace, cioè raga non piace per niente, e quindi non l'ho voluta farla perché era inutile. Poi mia mamma non l'ha mai fatta perché di solito no, mangiamo sempre dai nonni, quindi mia mamma non l'ha mai fatta, mi ha detto no mamma evitiamolo perché a me non piace. Solo la sensazione di quel piede di porco all'interno, raga, non ce la faccio. E quindi no. Poi ci sono anche altri ingredienti che si mettono dentro, io ve l'ho fatta un po' in breve, cioè proprio in breve. E niente, quindi raga, assaggiamo, vediamo un po'. La pasta a forno è sempre buona. Oppure lo possiamo fare... visto che di primi non li vedete più, possiamo fare tipo il 20-24, facciamo tutto a base di pesce, fare ovviamente lo spaghetto di vongolo con i frutti di mare, eccetera. E quindi ho voluto dividere, a pranzo facciamo tutto a base di carne, e invece stasera faremo tutto a base di pesce, con varie cose, e proveremo una cosa che io non ho mai voluto provare, e quindi stasera la proveremo in diretta, cioè in diretta, la proverò con voi. Io poi sono un amante della pasta al forno, io la amo. Scusatemi ma non mi trovo questi capelli. Quando di solito si fanno questi video si ha sempre un po' la paura di sbagliare. Ecco forse perché non l'ho mai fatta questa tipologia, perché è difficile abbracciare tutte le pietanze, perché raga veramente non ci vuole una 24 ore, quindi è da capire anche questo. Spero di non deludervi, ecco. Mamma mia, mi è purpetto, mamma mia, al forno, mamma mia. Ci vediamo tra pochissimo con il secondo. Avete visto, sono alle 3 perché anche noi nel pranzo di Natale di solito mangiamo sempre l'agnello tardi. È una tradizione che io non penso. Allora, io da me lo mangio l'agnello, così da tradizione da una vita. Però non so se ovviamente lo mangiano tutti, perché c'è chi... di solito a Napoli come secondo fanno altro, ci sta a volte chi invece di farlo a Santo Stefano la minestra se la mangia a Natale, veramente ognuno poi ha le varie tradizioni. Io in casa mia, nella mia famiglia abbiamo sempre mangiato l'agnello e quindi ci mangiamo l'agnello.
fateci una papà, papà, mi raccomando con l'agnello. E infatti mi ha portato proprio l'agnello che c'è tanta tanta carne, perché ci sa, a volte l'agnello è più uno sfizio. Di solito più ci sono più ossicini, osso, eccetera, che contenuto alla fine. C'è sempre poca carne. E quindi andiamoci l'agnello. Mamma mia, che buono! Mi sono dimenticata di farvi il video dell'agnello. Vabbè, vi faccio un video tutto così ve lo faccio vedere. Ma ha fatto Giulia, ci vuoi mettere due broccoli vicino? Ho fatto no, ma già mi mangio stasera. Poi stasera vi farò vedere una cosa che farò. Chi forse è napoletana, siete di Napoli, già può capire stasera cosa andrò a mangiare. Una cosa molto 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 tipica che si mangia a Napoli, però si mangia di solito, noi la mangiamo il 24. È una cosa, raga, che va proprio forte, quindi potete capire. Scrivetemelo se scrivete a questo momento del video. Bello succoso succoso sto agnello, pulito per bene ovviamente, raga. Questo è l'osso e noi ci vediamo direttamente pomeriggio con una super super merenda. Raga, io non vedo l'ora perché ho preso una novità che non l'ho mai vista, mai mai mai. Con la merenda, ho sfondato tutto con io mustaccioli, ovviamente poi domani mattina ci andiamo pure con voi insieme ad un'altra cosa, mamma mia che sto combinando. Allora, ora ve li faccio vedere. Ho preso questi qua classici grandi al cioccolato normale e questi altri qui che sono dei mini mustaccioli al pistacchio e fuori cioccolato bianco. Io, raga, non li ho mai 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 provati e presi, solito ho sempre provato i mustaccioli. Però questi sono stati proprio fatti. Allora, mi faccio metà di questo. Assaggiamo prima quello al pistacchio, eh? Partiamo da questo qua, facciamo prima. Ok, buon odore. Sono talmente duri che vabbè, me lo mangio questo. E il pistacchio dov'è? Ah no, c'è. Qua sopra. No, buono. C'è solo sopra la femmina. Assaggiamo questo normale. Però a me già a prescindere non mi fa impazzire. Né il mustacciuolo né il rococò. Però comunque, raga, è una cosa tipica e andava presa. Però tra i due vi dico che questi piccoli al pistacchio alla fine non lo conosco. Quelli al pistacchio non li avevo mai visti. Cosa vuoi? Merenda andata. Noi ci vediamo direttamente stasera con una super super cena. E proverò per la prima volta una cosa che non ho mai provato in tutta la mia vita, mai, mai, mai. Quindi, a stasera. Iniziare dall'insalata di rinforzo, come si dice, insalata di rinforzo. Praticamente, cioè, vedete, tutta frittura e poca, perché raga, a me non piace. Allora, è composta da, vi dico già due ingredienti che non ci sono, le alici e i capperi, perché a me, beh, raga, anche no. Allora, praticamente, raga, cos'è? Si chiama baccalà? È il baccalà, sto facendo il merluzzo, io raga non l'ho mai mangiato il baccalà. Proprio perché non lo so, non l'ho mai assaggiato. Poi ci sono olive verdi, olive nere, broccoli e cavolfiore. Ho paurissima. È viscido. È proprio brutto, però
mischiato alla fine è buono. Noi lo facciamo pure fritto. A me non piace. Cioè, alla fine è buono. Sa di mare, ma alla fine c'è. È viscido. Cioè non si può paragonare neanche al merluzzo, perché sono due cose proprio diverse, proprio il sapore, questo è viscido. Condito con l'aceto. Però alla fine tanto male non è. Mi aspettavo di peggio, a parte che c'è pure quello là salato, questo. Invece la fritturina ho fatto, cioè mamma ha fatto calamari, seppioline e gamberetti. Voglio finire un attimo tutto il baccalà. Limone, ovviamente il fritto, il limone l'unica cosa. Ma però raga, ci voleva sta challenge per farmi mangiare il baccalà. Non è male alla fine, non sa per niente. Il sapore del merluzzo, per dirti che è questo, si sente sì, ma mi aspettavo molto di peggio. Un altro salsa. Cioè raga, fa più schifetto il cavolfiore. Che ho... Come si chiama? Baccalà. Allora, mia sorella mi ha fatto ricordare. Noi abbiamo una usanza, vabbè, a Napoli si sa, non è vigilia senza il capitone o capitone. Cioè, è uno, secondo me, tra tutti i pesci che è fritto, fatto al forno, sulla piastra, cioè raga, rimane quella puzza di frittura, di pesce addosso che raga, per naso a mano non si leva, non si leva. È una tradizione che... E a me piace, alla mia famiglia piace. No, mica no. Piace. Ma buono, però se lo mangiano. Che schifo! No. Mamma e papà non se lo mangiano. No, mia mamma e mio padre no, però gli altri componenti della mia famiglia sì. Però a me non mi piace proprio. E quindi non l'ho fatto. Che uccidevo? Che uccidevo, vero, mamma mia. No. Che poi c'è anche l'usanza qua. Che si acquista vivo e si uccide. Sai quanti di loro è scappato? Ma la nonna. La nonna, mia nonna pure sempre. Però mamma mia, non ci volevo sta. Ma probabilmente si fa pure la ragosta. Boh, pensano come da tutte parti. Qua da tutti. E comunque neanche quest'anno mangerò il baccalà. E alzate riporto, non mi mangio. Ho mangiato mo, mi sta bene. Fatemi sapere pure voi se avete qualcos'anza particolare, che ne so. Fatemi sapere. A me il cavolfiore non mi piace proprio, non mi piace proprio. Beh, qui a Napoli, penso in generale, però siamo qua a Napoli, ma un po' di più. Abbiamo delle usanze e dei piatti che veramente raga una 24 ore non basta, cioè devi fare per forza in base alle giornate, perché pensate che io avete comunque visto comunque dei piatti abbastanza ricchi, cioè abbiamo fatto, ho cercato di fare nel mio piccolo un po' tutti i piatti tipici, forse i più tipici, però ovviamente ho tralasciato delle cose perché raga veramente tutti quanti ce ne andavamo domani, era completamente impossibile preparare tutto. Ok, passiamo ai gamberetti che raga ogni volta non so mai a dire, però vediamo un po'. Ah, però sono una buona. Mangio pure qualche zampa. Guarda quanto schifo sto gamberetto, mamma mia, non ne ho idea. Poi ci vediamo domani mattina con la colazione, perché raga in una 24 ore si deve sempre concludere il giorno dopo, altrimenti non è una 24 ore. E quindi noi ci vediamo domani mattina con una super colazione.
buongiorno a tutti. Allora, iniziamo. Ho preso il panettone Bauli con la crema limone e il roccocò. Pranzo. Eccoli qua, io assaggerei prima il roccocò, ovviamente sempre latte e caffè. Eccoli qua. Questi qua però non sono alla nocciola ma alla mandorla. Di solito c'è chi li fa alla nocciola e chi alla mandorla. Io qua devo rompere tutto, ma vabbè. Ah, è che si può proprio come il bread. Ok. È strapieno. È strapieno. Ed ecco che i denti vanno via. Io lo cuoco buono, ma non mi fa impazzire. Poi non è il panettone, è il pandoro. Sì, adesso ho pandoro. Io le chiamo sempre il panettone, ovviamente il pandoro, solo quello là classico bianco. Come devo non prendere un pandoro? Vedete che pucciato nel latte è buono. Ok. Io poi raga, che bellissime scelte, vero? Prima Marino, al limoncello, invece mi piglia classico. Vabbè. Vabbè, con il desiderio di un panettone pandoro da tipo una settimana. Anche questa 24 ore è finita, mi sono divertita molto, è stata per me una bella challenge, spero che vi sia piaciuta e niente, fatemi sapere un po' le vostre tradizioni, cosa farete quest'anno che è un anno super particolare, se comunque anche in pochi vi riunite comunque insieme alle vostre famiglie, non lo so, fatemi un po' sapere. Io spero che anche quindi che anche questo video challenge super tradizionale vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!